Abbiamo avuto l'opportunità di testare a fondo la versione nuova Austral a tecnologia full hybrid. Ecco le nostre impressioni al volante. Addio Kadjar e benvenuta Austral. A distanza di diversi mesi dalla presentazione ufficiale, il marchio Renault ha finalmente iniziato la commercializzazione del suo nuovo SUV di segmento C, l'Austral appunto, che sfrutta la piattaforma modulare della Arkana, massimizzando allo stesso tempo la sua costruzione per offrire un maggior spazio a bordo per tutti gli occupanti. La versione che abbiamo provato, ovviamente più potente, vale a dire la E-Tech Full Hybrid da 200 cavalli. Ecco quali sono le sue caratteristiche e i pro e contro durante la guida. Muscolosa ed elegante. Ha un primo impatto visivo, si capisce subito quale sia la sua filosofia. La nuova Renault Austral mette in mostra una carrozzeria poderosa grazie a una lunghezza di 4 metri e mezzo e un generoso passo di 2,670 mm, una base di partenza che vede all'anteriore la grande griglia del radiatore delimitata lateralmente da gruppi ottici a LED a forma di C rovesciata e prese d'aria squadrate, nonché superiormente da un cofano pieno di nervature e intagli netti. Altrettanto aggressiva è la linea della fiancata, così come la conformazione del posteriore dove spicca lo spoiler posizionato sull'1.8 e il paraurti inferiore dotato di protezione sottoscocca specifica. Qui invece la firma luminosa, sempre a LED, non è continua tutta la larghezza, ma è divisa al centro dal logo Renault che domina il portellone posteriore ad apertura elettrica. Renault Austral, interni premium e tanta tecnologia. Passando nell'abitacolo, la nuova Renault Austral convince grazie a una plancia interamente votata a dispositivi tecnologici di ultima generazione, tra i quali il Digital Cockpit da 12,3 pollici, provvisto di visore a testa alta sul parabrezza e l'infotainment, rappresentato dal sistema info telematico Open Air Link, con schermo disposto in verticale della diagonale fino a 12 pollici. Tanta tecnologia quindi, ma anche eleganza ad alti livelli, grazie ai pregiatissimi materiali che rivestono il cruscotto, i sedili e la parte interna delle portiere. A scelta si può optare per la pelle o l'alcantara con dettagli in legno, oppure in elementi con tonalità deep glossy black e setting chrome. Completano la dotazione un bagagliaio da 430 litri, con vani portaoggetti aggiuntivi. I sedili della seconda fila, configurabili e abbattibili, e il sistema di illuminazione ambientale Living Nights, in grado di scegliere l'atmosfera più adatta in base alle condizioni di guida. Renault Austral, motori, allestimenti e prezzi. Diamo ora uno sguardo alla gamma motorizzazione. La nuova Renault Austral è attualmente proposta in due alternative mild hybrid, da 1,2 litri e 48 volt a 3 cilindri e da 1,3 litri e 12 volt a 4 cilindri con potenze fino a 160 cavalli. È una top di gamma denominata E-Tech Full Hybrid. La sua configurazione con motore a 3 cilindri in abbinamento a un'unità elettrica supplementare le permette di raggiungere 200 cavalli, nonché un livello di consumi ed emissioni nell'ordine dei 4,8 litri 100 km e 105-122 grammi chilometro di CO2. Tre invece gli allestimenti. Si parte dal base Equilibre, passando per il più raffinato Techno e terminando l'opera con il top di gamma Iconic, il quale è anche disponibile con il pacchetto aggiuntivo E-Sprite Alpine, provvisto di dettagli specifici che riprendono la bandiera blu, bianco e rossa della Francia e tra le altre cose anche il team che corre in Formula 1. I prezzi? La Mild Hybrid 48V in versione Equilibre attacca da 32.000 euro, mentre la E-Tech Iconic sale fino a 43.000 euro. Renault Austral, impressione di guida. Per farci provare la nuova Austral in versione full hybrid a 200 cavalli, Renault Italia ha studiato un percorso davvero vario, che ha interessato il centro di Milano, dove abbiamo sempre utilizzato la modalità elettrica ad emissioni zero, per poi passare alle veloci tangenziali milanesi, seguite da un tratto autostradale e quindi tanta strada provinciale, con tratti collinari, fino ad arrivare allo splendido Bianca Relais,
Che dire, ogni volta che saliamo su un C-SUV crossover ci sorprendiamo per rilevare come l'asticella è sempre posta più in alto per qualità, comfort, dotazione di serie e piacere di guida. E come cilindri e cilindrate calino progressivamente mentre i cavalli crescono senza crescere però le emissioni che invece calano ancora come sulla nostra Renault Austral. Splendido anche il sistema delle quattro ruote sterzanti con le posteriori che possono aiutare fino a un 5% sul retrotreno consentendo un raggio di sterzata poco sopra 10 metri che è davvero un dato incredibile ed impensabile fino a pochi anni fa. Esteticamente piacevole, anche se qui entra in campo il lato soggettivo, al pari degli interni molto tecnologici e che certamente come funzionalità ed ergonometria sono molto validi. Le prestazioni sono valide, al pari delle sospensioni che non temono il pavé, al pari delle strade sconnesse di campagna. Ottimi freni aiutati dalla frenata autorigenerativa che recupera l'energia immagazzinata nella batteria, segnalando che l'Austral parte sempre in modalità elettrica. Quindi in un box chiuso non sentirete mai puzza di benzina e ciò che ne segue ma è buono per i nostri polmoni. La nostra versione è la più lussuosa con allestimento Alpine con la mitica A in bella mostra in molti dettagli a partire dal logo per esempio sul poggiacapo dei sedili. Consumi davvero contenuti con prestazioni briose, davvero una bella sorpresa con in più tanta capacità di carico ed ampio spazio sia davanti che dietro. La leva del cambio in stile USA ci è sembrato davvero forse il pezzo meno felice, eccessivamente minimalistica, ma magari a qualcuno fa impazzire e se la comprerà solo per questo dettaglio. Da provare sicuramente lo è e quindi prenotate un test drive, se vi piace vi consigliamo di accettare l'ordine perché i tempi di consegna potrebbero non essere corti, certamente la pronta consegna è destinata a scomparire sempre di più. Guarda tutti i miei video sul canale. Iscriviti e metti un mi piace.